Una vittoria netta per la lista Cappelli Isabella, che conquista 10 seggi su 11 nel nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro e con l'avvocato di Sala Consilina, Gerardo Cappelli, che si appresta ad essere il primo presidente del nuovo corso dell'Ordine degli Avvocati lagronegrese. Nel nuovo Consiglio gli avvocati appartenenti all'ex Ordine di Sala Consilina sono ben 7, quelli iscritti all'Ordine di Lagonegro 4. Questo è il verdetto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Forense di Lagonegro, svoltosi nell'ultimo weekend. Al voto sono stati chiamati circa 700 avvocati, per lo più appartenenti all'ex Ordine di Sala Consilina, che hanno avuto la possibilità di esprimere fino a 11 preferenze. Nella serata di sabato, lo spoglio delle schede che ha determinato la netta vittoria della lista Cappelli Isabella e la sconfitta della lista Avvocatura Unita, guidata dall'ex presidente Michele Marcone, che non è stato eletto neanche in consiglio. La più votata è stata l'avvocato Katia Di Palma, con 319 voti. Al secondo posto l'avvocato Gerardo Cappelli, con 310. Poi Giuseppe Sabella, Demetrio Ricciardone, Antonio Rienzo, Sebastiano Tanzola, Corrado Cervino, Luigi Papaleo, Mariella Speranza, Teresa Tedesco e Carmela Coronato. Dunque ben 10 componenti della lista vincente su 11 entrano nel nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro e per la maggior parte gli eletti provengono dal Vallo di Didiano, ma le elezioni del foro lagonegrese potrebbero avere una coda. In merito alle elezioni interviene l'ex presidente Marcone, che annuncia reclamo. Ascoltiamo il perché. Intanto devo dire che le elezioni hanno dato un risultato chiaro, che io rispetto profondamente, perché mi sento di essere una persona profondamente democratica. Insomma, il risultato è netto, però c'è un però. Il però sta nel fatto che, a mio giudizio, mio e della lista che io ho guidato, c'è un vizio nella proclamazione degli eletti e quindi nel risultato finale. La lista Cappelli Isabella non ha rispettato la maggioranza di genere. Oggi la nuova legge professionale ha imposto che il genere meno rappresentato avesse almeno un terzo dei candidati. L'errore c'è, e allora noi abbiamo preannunciato e poi porremo ricorso al reclamo, si chiama tecnicamente reclamo, al Consiglio Nazionale Forense. C'è un termine di 10 giorni entro i quali possiamo proporre ricorso. La proclamazione è di martedì scorso, noi ovviamente cercheremo di non far scadere questo termine per proporre il ricorso. Dopodiché il Consiglio Nazionale Forense si pronuncerà, e si pronuncerà, se si pronuncerà, no? Annullando, come noi riteniamo, quelle schede, allora il risultato è completamente ribaltato. Perché in quel caso, questo caso a noi favorevole, insomma, risulterebbero eletti poi 8 candidati della mia lista e 3 dell'altra.